RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. Eccoci qui sul filo di lana, troviamo sempre i nostri interlocutori e tra un momento di fretta e l'altro siamo comunque pronti ad andare in trasmissione. Li pizzichiamo in qualsiasi momento della giornata, che stamattina, come promesso pochi innanzi, parliamo di metropolitana leggera. L'argomento della metropolitana leggera, come la maggior parte degli ascoltatori insomma saprà se ascoltate la radio e siete di queste zone, la metropolitana leggera è stato motivo di contesa, di contendimento, anche di, devo dire, di discussioni particolarmente accese in campagna elettorale. Mi riferisco a quelle per il rinnovo del consiglio, quindi anche della carica di primo cittadino a Cosenza. Poi sapete bene che è una cosa che riguarda anche e comunque la città di Rende, il tracciato che dovrebbe partire dalle zone più o meno del comune, del municipio di Cosenza, dovrebbe raggiungere insomma Rende l'università. Insomma, la città per un certo periodo si spaccò anche in due tra i no metro e coloro che invece ritenevano utile il tracciato metropolitano. Ma nel corso di questa campagna elettorale decisa è stata la presa di posizione del sindaco Occhiuto, che ha detto la metropolitana non si fa. Col passare del tempo invece leggiamo sui quotidiani, o comunque da qualche tempo a questa parte, qualche giorno a questa parte, la notizia sembrerebbe essere cambiata. Ci potrebbe essere qualche variazione al tracciato. Insomma, di questo ne volevo parlare con una delle persone che più volte è intervenuta nelle nostre trasmissioni, è il presidente del comitato Nometro, giusto Simona? Sì, Mario Bozzo, buongiorno. 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 Allora, che notizie ha il comitato Nometro rispetto a queste modifiche chieste dal sindaco Occhiuto alla regione, che pare insomma stia andando, la regione Calabria stia andando per la sua strada? No, noi non abbiamo notizie precise, sono notizie diciamo, sui giornali. Sì. Sui giornali si legge che si sia raggiunto un accordo tra il sindaco Occhiuto, sì, e la Regione Calabria per realizzare un piano di trasporto urbano in città che comprenderebbe anche la metro leggera. Noi di questo non ne abbiamo certezza. Aspettiamo che il sindaco si pronunci ufficialmente, perché anche quando l'abbiamo intervistato su Facebook ha risposto che non ha cambiato idea. Però c'è l'insistenza giornalistica nell'affermare che l'accordo c'è. Guardi, io le leggo. Noi ci riuniamo più presto, ma la domanda che faceva il sindaco, sì, è semplice. Il sindaco ha preso un impegno con gli elettori della città di Cosenza, ha preso l'impegno anche con noi come comitato, che ci avrebbe informato di qualsiasi iniziativa avesse preso. E noi gli chiediamo un incontro più presto di chiarire alla città e a noi se effettivamente ha cambiato idea oppure no. Noi glielo chiediamo con forza questo, perché ci sembra... il suo silenzio non ci piace. Sì. A noi, alle notizie giornalistiche, noi ci siamo aspettati che lui avesse risposto con una smentita. Guardi, io le leggo precisamente cosa che non c'è. Quindi noi le chiediamo ufficialmente di rispondere con chiarezza ai cittadini. Va bene, senta, c'è scritto questo sul giornale: Occhiuto avrebbe in primo luogo chiesto di allargare i confini delle fondamentali, accordo di programma estendendolo a, scusi, sono senza occhiali, l'intera mobilità cittadina, il tutto sulla base di due precondizioni a quanto pare rinunciabili per il sindaco, cioè il rilascio da parte della regione dell'ex Jolly, luogo funzionale al museo di Alerico, tanto caro ad Occhiuto, e lo sblocco dei finanziamenti destinati alla riqualificazione della zona Santa Lucia, una delle aree più degradate della città. Insomma, questa cambio, è una specie di scambio, voglio dire, quello che riesco. Sì, d'accordo. Ma queste cose si possono realizzare senza mettere in discussione quello che è stata la decisione sulla metrotranvia. Non è che per realizzare queste cose che possono essere utili alla città, si rovina la città realizzando la tranvia. Non vedo, è uno scambio che a noi non piace. Quindi, uno scambio che non piace. Alla luce noi di questo, siamo contro la tranvia. Il sindaco ha fatto una campagna elettorale
contro la tranvia, e questo mandato elettorale non può essere tradito. Certo. Questa è la nostra posizione. E qualora invece dovessero, come dire, essere confermate queste prime ipotesi, il comitato cosa intenderà, insomma, come intenderà muoversi? Ecco, intanto chiedono un incontro urgente al sindaco, e poi credo che farà un'operazione di mobilitazione. Beh, certo. Perché insomma, la città si è espressa chiaramente contro la metro, con un voto pubblicitario che ha dato al sindaco, sì, che si è espresso contro la metro. Ha confermato il no alla realizzazione di quest'opera. Non vedo perché questo mandato elettorale deve essere tradito. Certo. Il sindaco dovrebbe spiegarlo con chiarezza. Noi siamo assolutamente contrari e faremo una mobilitazione cittadina. Certamente, noi la ringraziamo Bozzo, ovviamente insomma tenteremo anche di sentire la controparte in qualche modo, che poi non è controparte, ma tenteremo di sentire anche il sindaco in merito a questa, certo, questione, che ovviamente sta, certo, creando un po' di confusione all'interno della città. Certo. Grazie mille, buona giornata. Signor Bozzo, buongiorno, grazie, alla prossima. Buongiorno. Da Despar è arrivato il salvadanaio, raccogli punti e ricevi buoni spesa da 5.